Perché siete in presidio oggi davanti alla prefettura? Siamo qui oggi perché quello che sta succedendo da 2 mesi a questa parte è che la prefettura ha deciso di effettuare dei controlli sui redditi accumulati dai ragazzi nell'anno passato, redditi soglia che è stata fissata arbitrariamente a circa 6.000 euro lordi, e quindi si tratta di poco più di 500 euro lordi al mese, una cifra assolutamente inadeguata a poter far fronte a quella che è l'emergenza abitativa a Torino, del quale il comune a quanto pare non si preoccupa, e soprattutto si hanno solo 24 ore di tempo per lasciare l'accoglienza. Di fatto si sta cercando di buttare per strada circa il 40-50% delle persone accolte nei nostri CAS. Questa cosa è inaccettabile perché deriva solo da una cattiva gestione dei centri d'accoglienza da parte della prefettura di Torino. Grazie.